Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Bentornati nel mio canale, ovviamente benvenuti in questo nuovo video. Allora, mi trovate così perché ho bisogno di prendermi un momento tutto per me, ragazzi. Sono dei giorni di fuoco e quindi ho pensato quale momento migliore. Quello del tardo pomeriggio, prendermi un po' di tempo, fare una bella skincare, magari una bella maschera per il viso e farlo in compagnia dei miei amici. Ho pensato così, ragazzi, perché in questi giorni, purtroppo, ho avuto veramente pochissimo tempo per registrare perché. Purtroppo le bimbe mi si sono riammalate, in particolare Iris. Tutto è partito da lei. Si è raffreddata nuovamente nel giro di 2 settimane e mezzo, è la seconda volta che succede. È tornata a casa con un grandissimo raffreddore, ragazzi. Naso colante, naso attappato, insomma, praticamente male, male, male. E dopo qualche giorno è partita pure la febbre, quindi notti in bianco, raffreddore, mal di gola. Ragazzi, chi più ne ha più ne metta. E la mia preoccupazione più grande, ovviamente, è che stando male Iris si potesse ammalare anche Bianca. Quindi, quando ho potuto, ho mandato a scuola Bianca. E Iris l'ho tenuta a casa, ma ci sono stati dei momenti nei quali non potevo accompagnare Bianca a scuola perché giustamente non potevo sdoppiarmi, non essendoci mio marito che è stato comunque impegnato molto al lavoro, perciò spesso Bianca è rimasta a casa con Iris. E con me, ovviamente, e questo ha comportato che anche lei, ovviamente, si è raffreddata. Nel frattempo, ragazzi, io sto facendo un bello scrub per il viso perché ho proprio bisogno di sentire la mia pelle super purificata e lo sto facendo con uno scrub per il corpo, questo qui della Grinique, che mi piace tantissimo, è molto delicato sulla pelle, in realtà non è particolarmente aggressivo, c'è questo profumo di cocco molto inebriante e mi piace tantissimo perché quando vado a scrubbare mi lascia comunque la pelle molto morbida, molto soffice, molto profumata e soprattutto la sento bella purificata, quindi top, ragazzi, e in questo periodo ho proprio bisogno di prendermi dei momenti proprio miei per fare questo, per staccare un po', resettare la spina e cioè staccare la spina e resettare un po' la testa e i pensieri e concentrarmi sulla positività, ragazzi, perché poi quando i bimbi stanno male, non so se capita anche a voi, è capitato pure a voi, fatemelo sapere giù tra i commenti, però quando i bimbi stanno male, cioè ci accasciamo letteralmente anche noi genitori insieme a loro ed è facile, cioè ci dice anche fortuna, per non usare un altro termine, che non ci ammaliamo appresso a loro. Quindi diciamo che tutto sommato mi reputo fortunata che sto bene, non sono influenzata e quindi mi posso anche permettere il lusso di prendermi dei momenti per appunto rimettermi un po' al mondo perché ce ne ho proprio bisogno. Ho sciacquato un po' il viso e mi dispiace tantissimo che Iris e Bianca si siano ammalate proprio in questo momento, in questo periodo, perché questa settimana avevamo veramente tantissime cose da fare, cioè era una settimana ricca di impegni. Allora, di solito le mie bimbe si ammalano o nel weekend, e questo è un po', parlando anche con altri genitori, è un po' classico di tutti i bambini. Quindi le mie bimbe si ammalano o nel weekend oppure nelle settimane ricche di impegni, ricche di iniziative. Vi racconto un po', ecco, vi aggiorno anche un po' su questo, su come sta andando la nostra vita, quello che abbiamo in progetto di fare, che cosa avremmo dovuto fare questa settimana, ragazzi. Allora, a parte la scuola che ovviamente è un bel impegno per entrambe, ma comunque si trovano benissimo, sono molto molto contente e io insieme a loro. Ah, vi volevo dire che applicherò questa maschera viso che ho preso da Acqua e Sapone, se non ricordo male, di Royal Beauty. Questa qui è levigante alla bava di lumaca. Non è la prima volta che la utilizzo, è la seconda volta che l'acquisto, non costa tanto. E questo va applicato un bello strato abbondante sul viso, è carinissima perché è rosa, ragazzi, è troppo troppo bella. Quindi va applicata un po' come se fosse una crema per il viso, in realtà si lascia agire e poi si va a sciacquare via. Comunque,
Vi dicevo ragazzi, non so, mi sa che ne è rimasta un po' pochina, quindi credo che adesso andrò a tagliare la confezioncina in modo che posso utilizzare tutta quella che c'è dentro. E dunque, avevamo degli impegni molto molto importanti questa settimana, a partire da alcuni impegni scolastici ai quali diciamo, abbiamo dovuto rinunciare perché giustamente... se le bimbe stavano poco bene, non si poteva fare diversamente. Questo fine settimana, cioè voi quando vedrete il video, in realtà è... non so quando lo caricherò questo video, ragazzi, comunque. Vabbè, per dirvi che avevamo anche un impegno con la chiesa, dovevamo, andare a fare una specie di... merenda tutti insieme con i bambini che inizieranno a frequentare il catechismo per la prima comunione e ovviamente Iris ci rientra e non possiamo andare perché lei sta male. Abbiamo un compleanno di un amichetto di classe e nemmeno lì purtroppo potremmo andare. C'è stato un avvenimento molto carino in un museo qui della zona ed era anche un evento gratuito che insomma, le avrei fatte partecipare volentieri, ragazzi, perché era talmente tanto bella questa cosa che avrei voluto vloggare, però purtroppo non si può fare, cioè non si è potuto fare perché loro ovviamente stanno così. Ed era all'interno di questo museo della zona, un evento addirittura gratuito, quindi bellissima sta cosa, un evento gratuito dove avrebbero esposto all'interno di questo museo tantissimi fiori e avrebbero fornito i bambini del DAS, Play-Doh, queste cose qui, anche mi pare argilla, per creare questi fiori a mano e fare tipo dei laboratori tutti quanti insieme. Non è un'iniziativa scolastica, era proprio un'iniziativa della Proloco, credo, della zona. Ma purtroppo, ragazzi, abbiamo dovuto rinunciare perché se loro stanno male, tutto questo non è assolutamente fattibile. Mi dispiace tantissimo perché è già la seconda volta che organizzano un evento del genere e noi non ci siamo perché appunto si ammalano. Tutte queste iniziative sono veramente bellissime, soprattutto queste che fanno all'interno dei musei e purtroppo dove ero prima in città non era facile organizzare queste cose, cioè proprio non ero informata bene, diciamo nella città è un po' tutto più dispersivo, quindi devi stare proprio nel fulcro per sapere bene certe dinamiche e conoscerle, invece qui noto che c'è proprio questa cosa bella di unificare un po' tutto, creare queste situazioni così carine e piacevoli per le famiglie, per i bambini, ma anche per chi non ha figli e magari vuole andare lì a vedere, curiosare, cioè nessuno glielo impedisce, anche perché sono visite comunque completamente gratuite in questi musei, cioè è veramente stupendo. Peccato ragazzi, peccato. Tra l'altro in questo periodo mio marito sta lavorando tantissimo e quindi non è sempre presente a casa, c'è e non c'è, perciò me la sbrigo un pochettino tutta da sola e con due pupette. Non è semplicissimo, più che altro quando stanno male, perché quando stanno male devi correre sempre un po' ai ripari, devi avere tutto sotto controllo. Stamattina parlavo con una mia amica, mi chiedeva come stanno le bimbe, eccetera, e gli ho detto allora ti faccio il resoconto del bollettino di guerra, perché quando loro stanno male sembra proprio veramente un bollettino di guerra. Allora ti devi ricordare, e quindi io me lo scrivo, l'orario in cui una ha preso l'antibiotico, poi l'altra ha fatto l'aerosol, poi quella si è misurata la febbre, quanto c'aveva, la temperatura, allora no, se è 37,8 niente tachipirina, ma se è 38,3 sì, cioè insomma ragazzi, ma come si deve fare? Guarda, io non lo so, sto esaurita. Se esaurita, uno di voi fra i commenti di un video precedente ha anche scritto: ma siamo un po' esaurite? Sì, sono un po' esaurita, si vede, si vede, è per questo che mi sto prendendo un po' di momenti, ecco miei, per rilassarmi, per fare un po' di meditazione, ecco, questo non è un momento meditativo, è un momento di confidenza. Tra l'altro mi piace tantissimo fare le mie confidenze mentre faccio la skincare, non lo so, ragazzi, mi fate compagnia e per me è un grande piacere. E quindi niente, poi le meditazioni le facciamo più tardi. Nel frattempo sto notando che questa maschera si è letteralmente appiccicata al viso, cioè non si scolla più, ragazzi.
fatemi leggere un attimo cosa c'è scritto dietro. Sciacquare con acqua tiepida anche se la maschera non è completamente asciutta. In realtà nel mio caso è proprio asciutta, quindi credo che la mia pelle avesse proprio bisogno di essere nutrita, ragazzi, perché è proprio appiccicoso, cioè nel senso è, si è appiccicato, non si scolla più, quindi adesso voglio ridere, adesso che devo andare a levare via il tutto. Nel frattempo ho sciacquato il mio pannetto, questo qui per struccarmi, lo utilizzo anche per la maschera, per levare la maschera. Quello che non mi piace tantissimo di questa maschera è che poi fa un po' effetto, come dire, peel off in un certo senso, anche se in realtà non è una maschera peel off, quindi si sbriciola, sì, un pochino si sbriciola, però poi la pelle rimane veramente molto liscia, anzi quasi quasi non ci sarebbe neanche la necessità di procedere con una crema, cioè perché è abbastanza, come dire, abbastanza idratante, però nel mio caso credo che comunque qualcosina andrò a mettere proprio perché sento che la mia pelle ha necessità di nutrirsi, di essere nutrita, ragazzi. Sarà anche questo cambio di temperature. Qui da noi non so da voi che tempo c'è, però qui da noi fa ancora caldo, poi fa freddo, poi rifà caldo, cioè in realtà quest'autunno è un po' ambiguo, forse anche per questo ci si ammala con una certa facilità. È un autunno un po' ambiguo perché non si capisce il tempo dove voglio andare a parare. Cioè, esci la mattina e fa fresco la mattina presto. Arrivi a mezzogiorno, devi tirar fuori le mezze maniche perché fa caldo. Poi arrivi verso sera e ci rivuole la maglia sopra, se non addirittura il giubbotto, cioè in pratica non sai come ti devi vestire. Maschera completamente eliminata. Adesso vado a mettere giusto un pochettino di siero, giusto per dare un tocco in più di idratazione, ragazzi. Userò la mia simpaticissima spazzolina. Alcune di voi mi hanno, allora, alcune la cercavate un po' come il pane, cioè mi chiedevate dove l'avete, dove l'hai presa, è così carina, voglio provare, eccetera. Invece chi ce l'ha me l'ha un po' snobbata dicendo che magari non hanno trovato grande, come dire, chissà quale beneficio da questa spazzolina. Io in realtà, ragazzi, mi ci sto trovando molto molto bene, la utilizzo tutti i giorni. In particolar modo la sera prima di andare a dormire, anche un po' la mattina se ho tempo, però più di ogni altro momento della giornata in serata. E trovo che invece, contrariamente a quello che si possa pensare, sia molto molto utile soprattutto per struccare e per mettere la crema viso o il siero in profondità. Io mi ci trovo comodissima, cioè anche perché non ti sporchi le mani, ma soprattutto c'è, cioè, la pelle, io la sento davvero purificata e liscia, ragazzi. Ovviamente non è un video, non è un video in collaborazione con chi mi ha venduto la spazzola, perché l'ho acquistata con i miei soldini, però davvero ci tengo a dire che io personalmente mi ci trovo strabene, mi lascia la pelle super super luminosa, morbida, pulita, purificata e ripeto, tutti i trattamenti che vado a fare entrano proprio in profondità nella pelle, quindi per me è assolutamente un valore aggiunto. Bene, amici, io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti qui con me. Fatemi sapere voi come state passando questo periodo autunnale. Spero che non vi siate influenzati come è successo a noi o comunque alle mie bimbe. E io, vabbè, nel frattempo mi metto anche un po' di cremina sui capelli. Sto finendo di usare fino all'osso questo trattamento che voi sapete che io adoro tantissimo. E niente, ragazzi, io vi mando un super super bacione, vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia fino a qui e ci vediamo prestissimo, ma presto presto presto, ad un prossimo contenuto. Un bacione, ciao!